Via Dante, all'altezza dell'incrocio che porta a Via Staglio e Santa Maria, verso le 4:50-5:20. In quella frazione di orario è successo. Poi è stato trasportato con la carriola in quella terra in mezzo alla casa e a quel muro. Sono state 3 persone. Questo è stato l'ultimo messaggio che ti ho mandato. Ciao. Dopo anni di silenzio, finalmente qualcuno decide di rompere il muro del silenzio a Ponza e rivela alla famiglia Pozzi la verità su ciò che è realmente accaduto a Gianmarco, conosciuto da tutti come Jimmy. Era un ragazzo dal cuore d'oro, con muscoli possenti e una passione per il kickboxing che lo rendeva un vero campione sul ring, capace di sconfiggere i suoi avversari con calci e pugni potenti. Ma quel giorno d'estate, il 10 agosto del 2020, la sua vita ebbe una fine improvvisa e tragica, quando venne ritrovato morto, avvolto su se stesso come una foglia secca. Jimmy aveva appena 28 anni. Purtroppo è scivolato da un balcone alto 7 metri. Dopo il ritrovamento del cadavere, i carabinieri avevano comunicato alla famiglia di Gianmarco una versione dei fatti che si è rivelata essere distante dalla realtà. Gianmarco non era scivolato da un balcone, come si era erroneamente ipotizzato. In realtà, il suo corpo era stato trovato nel fondo di una stretta intercapedine tra una casa e un terrapieno, un luogo isolato e difficile da raggiungere, perso nella campagna ponzese. La scena era agghiacciante. Gianmarco era in uno stato devastante, con il collo, le costole, le braccia e le gambe fratturate, privo di denti, a torso nudo, con i pantaloncini strappati e ricoperto di spine. Nei suoi indumenti si trovava un sacco della spazzatura contenente mozziconi di sigarette, articoli vari e uno scontrino di farmacia per l'acquisto di mannite, un purgante utilizzato per tagliare la droga. Non aveva con sé il borsello con i soldi né il cellulare, che sarà ritrovato successivamente nel terrapieno a 9 metri dal punto in cui il corpo era stato trovato. Il mistero intorno a ciò che realmente accadde a Gianmarco quel giorno rimane ancora irrisolto dopo 4 anni. Recentemente un amico, il cui nome non sarà menzionato, ha fornito in esclusiva alla famiglia Pozzi la versione dei fatti qui descritta. Questa testimonianza fornisce dettagli cruciali come l'orario e il luogo dell'evento, nonché il coinvolgimento di 3 persone nel trasporto del corpo di Gianmarco su una carriola. La carriola è stata effettivamente rinvenuta dal padre di Gianmarco, Paolo, il 3 luglio 2023. Ero sull'isola per un momento di preghiera e per continuare a cercare vicino all'intercapedine in cui fu trovato il corpo di mio figlio. Non avevo mai guardato lì, ho visto il manico di una carriola. Da allora tutto questo materiale è stato affidato a RIS, il reparto scientifico dei carabinieri, che sta procedendo con le analisi. Secondo voci non ufficiali, ci sono alcuni campioni di DNA che potrebbero essere utili, ma la famiglia non è stata informata di ulteriori sviluppi fino ad oggi. Ma chi era realmente Jimmy e perché si trovava a Ponza? Esaminiamo la questione partendo dall'inizio. Ponza è una meravigliosa isola, caratterizzata da un mare cristallino e dai tipici fichi d'India, situata nella provincia di Latina. Con i suoi 3.000 abitanti durante i mesi freddi, la popolazione può quintuplicarsi durante l'estate. Appena le temperature si alzano, Ponza accoglie famiglie, anziani, bambini e soprattutto molti giovani. Di sera l'isola si anima e offre una vasta gamma di attività, dalla gastronomia locale al triste mercato della droga. Gianmarco Pozzi, conosciuto da tutti come Jimmy, frequentava l'isola ogni estate, poiché veniva richiamato per svolgere mansioni di bodyguard e sicurezza nei locali. Con la sua imponente statura, riusciva a tenere a bada i giovani più esuberanti. Durante l'estate del 2020, era stato assunto in 2 locali, sia al Frontone che al Blue Moon. Al Frontone lavorava fino al pomeriggio, dopodiché tornava a casa nel Viale Staglio, dove condivideva un appartamento con altri 3 ragazzi della sicurezza. Successivamente si spostava al Blue Moon, dove lavorava fino alle 3 del mattino. Negli ultimi anni aveva iniziato a sostenere i ritmi notturni con l'aiuto di sostanze stupefacenti. Inizialmente ne faceva uno solo nei fine settimana, ma successivamente l'utilizzo si era fatto più frequente, pur senza mai eccedere.
Jimmy era un atleta e un campione europeo. Purtroppo è un fatto noto che coloro che utilizzano droghe spesso si trovino nelle necessità di reperire fondi per finanziare il proprio consumo, e ciò li possa spingere a coinvolgersi nel piccolo traffico. Quell'estate Jimmy aveva iniziato a praticare lo spaccio. Lo faceva insieme a un ragazzo con cui condivideva l'appartamento, Alessio Lauteri, che aveva conosciuto da poco. I due erano stati portati a Ponza da Roma per conto di Vincenzo Pesce, uno dei soci del Blue Moon, già coinvolto in problemi legali simili alcuni anni prima. Pochi giorni prima della morte di Jimmy, lui e Alessio erano tornati nella capitale, dove avevano incontrato un individuo noto come Le Blond, di nome Robert Polen, affiliato al clan Spada di Ostia, da cui avevano acquistato 70 grammi di cocaina per conto di Pesce. È quanto testimoniato dal padre di Jimmy, Paolo, che quel giorno lo vide per l'ultima volta. Jimmy mi disse che Vincenzo Pesce gli aveva dato questo incarico. Per il lavoro avrebbe guadagnato 300-400 euro. Io mi sono arrabbiato, ma ormai l'avevano già comprata. Dopo aver effettuato l'acquisto, sono tornati al porto utilizzando il taxi dello zio di Alessio, che aveva precedenti penali, per poi rientrare sull'isola con un battello. In un'ironia del destino, saranno proprio Alessio Lauteri e Vincenzo Pesce, il 9 agosto 2020, a identificare il corpo del loro amico, chiamati dai carabinieri di Ponza. Successivamente cercheranno di orientare le indagini verso l'ipotesi di una caduta accidentale. Infatti Alessio raccontò immediatamente una storia assolutamente surreale. «Quella mattina siamo rientrati dal lavoro al Blue Moon verso le 3», disse. «Io e Jimmy stavamo pippati, drogati. Erano 4 giorni che non dormivamo. Avevamo preso 4 o 5 grammi di coca. Lui aveva le allucinazioni. La finanza, diceva. Pensava che lo inseguissero le guardie. Ma è normale. Io ho visto un semaforo e ho pensato fosse un uomo, per dire, eravamo fuori di testa. A un certo punto Jimmy è scappato in casa e mi ha chiuso fuori. Erano le prime ore del mattino. Io ero tranquillo perché pensavo, vabbè, è dentro, non può succedergli niente. Quando sono entrato in casa però, Jimmy non c'era più. M'è scappato dalla finestra. M'è scappato. Poi non so più niente, mi sono addormentato. Mi hanno svegliato i carabinieri nel primo pomeriggio e mi hanno detto che Jimmy era morto. Jimmy era un mio amico. Tra noi c'era amore, non so, deve essere saltato giù perché aveva le allucinazioni. Il terzo coinquilino, Alessandro, lo smentì. Ho visto Jimmy alle 10 del mattino in casa. Era arrabbiato perché non c'era l'acqua corrente. Alessio era sul divano, sveglio. Quindi, mentre Jimmy non riusciva a scorgere le guardie e Alessio restava sveglio, è difficile immaginare come qualcuno potesse addormentarsi dopo aver assunto 4 o 5 grammi di cocaina. Alessio ha anche aggiunto che, mentre era in preda al delirio, Jimmy ha gettato nel water il resto della cocaina presente in casa e ha tirato lo sciacquone, anche se era impossibile farlo poiché mancava l'acqua nell'appartamento. Inoltre, il proprietario del frontone ha dichiarato di aver visto Jimmy il giorno prima della sua morte e ha riferito ai familiari che era tranquillo, vigile e lucido, come sempre. Anche altre persone hanno incontrato Jimmy la sera precedente e nessuno lo ricorda agitato o insolito. La casa dove vivevano il giorno della morte di Jimmy era in disordine, con vestiti sparsi ovunque. Il giorno successivo invece era perfettamente in ordine e pulita, ma mancavano le lenzuola dal letto di Gianmarco e i suoi abiti da lavoro, pantaloni neri e maglietta bianca, che non sono mai stati ritrovati. Pochi giorni dopo la morte dell'amico, sia Alessio che Vincenzo hanno ripreso tranquillamente le attività di spaccio, sia a Ponza che a Roma. Alessio sembrava vendere droga con tranquillità e abitudine. Entrambi saranno coinvolti in un'operazione antidroga alcuni mesi dopo, insieme ai fratelli Ciro e Angelo Monetti, che spacciavano droga a Ponza da circa 30 anni e intimidivano chi non pagava o non adempiva ai debiti, minacciando di buttarli giù dalla montagna. I due fratelli si rifornivano a Napoli. Coinvolto nell'operazione anche Marco Brinchi, un loro collaboratore che conosceva Jimmy, è possibile che abbiano qualche coinvolgimento nella tragica morte del ragazzo? La famiglia Pozzi attende e spera.
Non ce la facciamo più, dice disperato il padre Paolo. Qualunque sia, noi vogliamo sapere tutta la verità. Dopo 4 anni sarà forse qualche altro amico di Jimmy a trovare il coraggio di contribuire a risolvere il mistero.